siamo qui nella chiesa di San Sepolcro, che è annessa alla biblioteca Pinacoteca Ambrosiana. Come mai? Il motivo è dato dal recente restauro. Bene, vediamo allora un po' nel dettaglio questi restauri. Sì, un primo elemento molto importante è quello che sta proprio sopra di noi, in questo arco dove c'è una decorazione a stelle e poi un affresco a raggiera, e questi sono elementi del XIV secolo, del 300, sono gli elementi, alcuni degli elementi più antichi emersi. Nella parte, chiamiamo così, di transetto opposta a quella che abbiamo visto, un pandan con altre immagini. Di che cosa si tratta? L'affresco posto sopra, la scena della lavanda dei piedi, richiama l'incontro di Abramo con Melchisedec, re di Salem, sacerdote di Dio Altissimo, che offre al Signore pane e vino. È interpretato evidentemente questo episodio, anche per la collocazione, come segno preannuncio della Eucaristia. Dall'altra parte, l'altro affresco corrispondente di epoca ottocentesca, che rappresenta Giuseppe venduto dai fratelli, è interpretato qui come immagine del Cristo venduto, e difatti sotto le statue rappresentano scene della passione con Caifa che si straccia le vesti, il Cristo deriso e il tradimento di Pietro.